Vittorio Seghezzi, una gloria del ciclismo italiano. In che anni ha corso lei? Fino al 46 professionista, fino al 58. Caddi nella Milano Sanremo del 58, ho portato il gesso per 6 mesi. Io avrei corso fino a 40 anni, anche di più, perché avevo il fisico anche. Le tappe più importanti della sua carriera? No, io ho vinto solo 2 corse. Una tappa al Giro del Belgio, una tappa al Giro dell'Olanda e una tappa alla Tirreno Adriatico. Però sono piazzato sempre nei primi 3 a tutte le classiche, il Giro del Veneto, la Trivale Varesini secondo, insomma. Non sono stato tanto, non intelligente, cioè avevo una voglia sempre di pedalare. Lei ha un ricordo particolare del Giro di Francia, ne parlavamo prima. Come no, è il Giro di Francia più lungo che abbiano mai fatto in questi anni. Erano 4.950 km in 3 settimane, dunque c'erano delle tappe, strade brutte, tutte le salite in terra battuta, biciclette di 12 kg. Io feci secondo a Sanremo, poi abbiamo fatto riposo e ho vinto la volata a Parigi, l'ultima tappa. Mi parlava anche prima di quella particolare giornata in cui Bartali vinse il Tour de France ed evitò praticamente anche, si dice, una guerra civile. Parliamo comunque dell'attentato a Togliatti. Sì, sì, ma noi non lo sapevamo. Noi l'abbiamo saputo da quei 2 ministri a Cannes. Sono venuti là a incrementare Gino, che aveva un distacco di 20 minuti su Louis Jean Bobet. E hanno detto: Gino, datti da fare perché in Italia c'è paura di una rivoluzione. Cassanello è l'unico che ha visto Seghezzi in bicicletta a 89 anni, perché dagli altri facevo solo la presenza.